Chi teme il Signore ed è fedele alla legge, otterrà anche la sapienza. Essi gli andrà incontro come una madre, l'accoglierà come una vergine sposa, lo nutrirà con il pane dell'intelligenza e l'acqua della sapienza gli darà da bere. Egli si appoggerà su di lei e non vacillerà, si affiderà a lei e non resterà confuso. Essa l'innalzerà sopra i suoi compagni e gli farà apri bocca in mezzo all'assemblea. Egli troverà contentezza e una corona di gioia e otterrà fama per lei. Gli insensati non conseguiranno mai la sapienza, i peccatori non la contempleranno mai. Essa sta lontana dalla superbia, i bugiardi non pensano ad essa. Non dire: mi sono ribellato per colpa del Signore, perché ciò che Egli detesta non devi farlo. Non dire: Egli mi ha sviato, perché Egli non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è voluto dagli tempi del Signore. Egli dal principio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se vuoi, osserverai i comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua, da dove vuoi stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore. Egli è onnipotente e vede tutto. I suoi occhi su coloro che lo temono. Egli conosce ogni azione degli uomini. Egli non ha comandato a nessuno di essere impio e non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene per meditare bene queste splendide parole che abbiamo ascoltato. Ci vorrebbero non i 10 minuti che generalmente ci prendiamo durante l'ora santa per meditare un po', ma forse 10 ore non sarebbero neanche bene sufficienti. È un passo splendido quello che abbiamo ascoltato, e soprattutto la seconda parte ci rivela o ci ricorda delle cose straordinariamente importanti e ci consente di situarci anche in verità davanti a Dio, davanti a noi stessi, davanti alla vita. Il Signore non vuole fare altro che riempirci di beni e donarci la sapienza, e l'incipit del brano di oggi ci dice semplicemente le condizioni: temere il Signore, il timore santo di Dio, il timore che è mosso dall'amore e dalla riverenza, e quindi dal timore di dispiacergli in qualche cosa, e la fedeltà alla sua legge. Quando ci sono queste due cose, la sapienza arriverà sicuramente. Non solo gli arriverà, gli andrà incontro come una madre, bellissima questa immagine, l'accoglierà come una vergine sposa. L'amore materno e l'amore sponsale, due delle più belle forme di amore che si possano conoscere e vivere su questa terra. Una madre che ama un figlio, e per un uomo sentirsi amato dalla sposa, sono due delle cose più belle che possano esistere. E queste immagini vengono mutuate dalla sapienza per far comprendere a noi quello che ci farà vivere, ci farà sentire. Egli si appoggerà su di lei e non vacillerà, si affiderà a lei e non resterà confuso. Chi ha nel cuore la sapienza di Dio ha trovato il punto di appoggio reale, che non è né se stesso, nella propria intelligenza, nei soldi, nei beni, nella stima, la considerazione, l'affetto delle altre creature, ma è appunto Dio solo. E in ogni circostanza si impara ad affidarsi solo alla sua potenza, e solo così non si resterà confusi. La scrittura è piena: chi crede in lui non sarà deluso,
chi si abbandona in Lui non resterà confuso. Sono tantissimi i passi della Scrittura in cui si legge questa esortazione. È solo la sapienza che ci fa diventare grandi, se ce l'abbiamo, e ci innalza sopra i nostri simili, non certamente in spirito di superbia, ma proprio da un punto di vista oggettivo, perché chi è sapiente ha una marcia in più, anche se non se ne vanta, non se ne gloria, e non lo fa pesare al prossimo, e soprattutto ha trovato, qui la chiama la contentezza, possiamo parafrasare in gioia, felicità, una corona di gioia e fama perenne. Ecco, poi c'è una sezione che parla di coloro che sicuramente la sapienza non la troveranno mai, cioè gli insensati. Insensati è l'altro nome degli stolti, e in maniera un po' più feriale, ma non hanno parolaccia perché la opera anche Gesù nel Vangelo, gli stupidi. Gesù nel Vangelo dice: chi dice al fratello stupido sarà sottoposto al Sinedrio, quindi se l'ha detto il Signore si può dire. Gli insensati, cioè gli stolti, gli stupidi, cioè quelli che non fanno funzionare bene il cervello, e si vede da quello che dicono dopo, tipo: mi sono ribellato per colpa del Signore, cioè coloro che attribuiscono a Dio la causa del male, e in particolare delle proprie male azioni, cioè io ho fatto una cosa cattiva, ma questa è colpa del Signore, perché se non mi avesse messo in questa situazione non mi sarei ribellato, e quindi è colpa sua. Questo si fa sia con il Signore, per la verità, a volte si fa anche con le creature, quando scarichiamo sugli altri le nostre colpe. Ma se non mi avesse detto questo, io non le avrei risposto quest'altro, se non mi avesse fatto questa cosa, io non avrei reagito. Ecco, quindi attenzione a muoversi in queste direzioni. Non bisogna dire: mi sono ribellato per colpa del Signore, perché la ribellione è cosa che Dio detesta. L'abbiamo meditato durante l'omelia della messa di ieri, il rapporto che si deve avere con le autorità e con l'autorità suprema, che è l'Altissimo. Dio non approva i ribelli, e quindi ciò che gli detesta non, certamente non devi farlo, e tantomeno devi attribuirne a lui la causa. Ecco. Ancora, non dire al Signore: egli mi ha sviato. Il Signore non svia nessuno, è la nostra mente ottusa, e che a volte si mette a indagare, a pensare su ciò che sarebbe meglio che lasciasse perdere, che ci fa sviare, non certo il Signore. Il Signore non ha nessun interesse a far sviare nessuno, perché appunto non ha bisogno di nessun peccatore. È che i ragionamenti sregolati e insensati degli stolti, e tra l'altro dei superbi, che si mettono insomma al posto dell'Altissimo. Ancora, il Signore odia ogni abominio. Gli abomini, cioè le cose in se stesse abominevoli, oggi nella società in cui viviamo, dove non si può più dire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è vero e ciò che è falso, perché altrimenti si grida lo scandalo. Il Cardinal Sarà ha scritto delle cose, ha detto delle cose molto belle in questi giorni. Massimo che si può fare con la fede è lasciarla agli arresti domiciliari della sfera privata, cioè sono affari tuoi, ma tu non puoi dire in pubblico e ad alta voce quello in cui credi, e soprattutto ciò che è bene e ciò che è male secondo la fede. Guai a te, insomma. Ma gli abomini non sono voluti da Dio, e tutte quante le nefandezze, in particolare tutte quelle che hanno trovato anche pubblico riconoscimento in tante scellerate legislazioni contemporanee, possono fare tutte le leggi che vogliono, ma quelle cose da Dio non sono volute e non saranno mai volute. Le lobby e tutte quante le organizzazioni possono fare tutte le pressioni che vogliono sulla Chiesa e sulle autorità della Chiesa per sdoganare tante cose, non ci riusciranno mai, non lo faranno mai.
si prenderà qualche colpo, ma la nave non affonda, non cederà sulle cose fondamentali. Le legislazioni impazzite facciano pure quello che vogliono, in attesa, insomma, che poi arriverà il giorno del re d'Azione, ma la Chiesa non cesserà di proclamare che ciò che è abominio non è voluto né da Dio né da chi teme Dio. E poi c'è la splendida ultima parte, quindi la prima sulla sapienza, la seconda sugli stolti, che la sapienza non l'avranno mai, e infine con le grandi verità esistenziali sull'uomo. Dio ha creato l'uomo, dalla Genesi lo sappiamo, sappiamo che è stato creato di immagine e somiglianza di Dio, e proprio il costitutivo essenziale dell'uomo come immagine di Dio è la libertà. Noi abbiamo la nostra volontà personale, che è il luogo dove esercitiamo la nostra libertà e la nostra autodeterminazione. Noi siamo in balia del nostro volere. Abbiamo questa bomba atomica, abbiamo questa energia. No, immaginiamo, per capire un po' cos'è la nostra volontà, è come se uno ci avesse miliardi di miliardi, ce l'hai a tua disposizione, che cosa ne vuoi fare? I soldi non sono un male in se stesso, bisogna vedere l'uso che ne fa, che se ne fa. Sei capace con i miliardi di miliardi a usarli soltanto per fare del bene al prossimo, beneficenza, e per te trattenere proprio lo stretto indispensabile e tutto il resto usarlo per opere di bene? Se fossi capace saresti un grande miliardario. Se ne vai altro uso, ne hai fatto altro uso. Ecco, così è la nostra volontà. Siamo noi che dobbiamo decidere cosa fare della nostra vita. E su questo non sfugge nessuno, eh. La libertà umana è veramente, la volontà umana, scusate, è veramente libera. Molto placidamente, semplicemente, il testo dice: se vuoi, osserverai i comandamenti. Ti interessa vivere in grazia di Dio? Hai pensato a cosa possa essere bene o male fare nella vita? Hai pensato se esiste qualcosa dopo questa vita? E se questo qualcosa, per arrivarci, bisogna fare qualche altra cosa, tipo appunto osservare la legge di Dio? Beh, in base a quello che hai pensato e deciso, fai. Perché l'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Ecco, queste parole, tanto ce lo possiamo portare a casa, sto foglietto, se lo tagliassimo con le forbici e ce lo incorniciassimo sopra il letto, sarebbe una ottima iniziativa. Prosegue sempre sullo stesso registro. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua. Là dove vuoi, stenderai la tua mano. Vuoi bruciarti nel fuoco? Se hai questa follia, accomodati. Stai tranquillo che se metti la mano sul fuoco te la ritrovi bruciata. Se la metti nell'acqua non succede niente, te la trovi soltanto un pochino bagnata. E siamo noi che decidiamo dove la vogliamo mettere. Non diamo la colpa a Dio delle nostre azioni. Siamo noi. Ancora, sempre sullo stesso tema, davanti agli uomini stanno la vita e la morte. Questa è una frase, è un'altra espressione molto ricorrente nella Sacra Scrittura. C'è il libro del Deuteronomio. Dio parla agli ebrei per mezzo di Mosè, dice: guarda, io oggi pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Vedi tu cosa vuoi scegliere. Se vuoi un consiglio, scegli la vita, perché sia felice tu e la tua discendenza. Ma se scegli la morte, morte avrai. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Siamo nel mese di novembre, il mese di novembre ci fa pensare alle realtà ultime, non soltanto alla morte, ma anche a ciò che c'è dopo la morte, anche alla possibilità reale dell'eterna dannazione. C'è molta gente che se la prende con il Padre Eterno perché esiste l'inferno, dice: ah, ma se Dio fosse buono non esisterebbe l'inferno. Ma l'inferno esiste non certo perché Dio è buono, ma esiste perché il diavolo è cattivo ed è lui che ha dato origine all'inferno. E vanno a fare compagnia al diavolo quelli che sono liberamente cattivi come lui. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà.
Ti piacciono i vizi e i peccati? Il salario del peccato è la morte, è scritto nel Nuovo Testamento. Il peccatore fin dal principio è il diavolo. Se tu pecchi, sia che lo voglia o che non lo voglia, tu dici amen a lui e consegni la tua anima nelle sue mani. E quando muori lui si prende quello che è tuo, non è Dio che ti manda all'inferno. Sei tu che ci sei voluto andare. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Accusare Dio della propria dannazione è una delle bestemmie peggiori che si possano dire. Il libro della Siracide stasera ci sta, attenzione, ammonendo su alcune bestemmie grosse quanto una casa, molto più grosse di quelle da scaricatore di porto, che molta gente dice non sapendo quello che dice, ecco, per maleducazione, per trivialità, per cafonaggine, perché ha acquisito un certo tipo balordo certamente di linguaggio. Ma dire, accusare Dio di qualcuno che vada all'inferno, accusare Dio di averci fatto ribellare o di averci sviato, sono bestemmie grosse quanto una casa, molto più gravi delle bestemmie da scaricatore di porto, perché dette con cognizione di causa, perché dette accusando Dio dell'assurdo, del completamente fuori del mondo. Ecco, la sapienza del Signore è grande, è onnipotente, attenzione, questo dobbiamo sempre ricordarlo. Dio è onnipotente, per cui su quello che ci circonda, su quello che è in noi e fuori di noi, Dio ha immediato potere, e se non lo esercita, non cambia certe situazioni, non è perché non può, ma è perché non vuole. Perché quella situazione che lui tollera, non sempre la vuole con volontà positiva, ha un perché. Ricordiamo sempre che Dio può tutto ciò che vuole, attenzione a questa frase, ma non vuole tutto ciò che può. E oltre a questo vede tutto. La maturità di un'anima consiste nell'imparare a vivere sotto gli occhi di Dio. Dio vede tutto, vede anche i nostri pensieri, vede le nostre intenzioni, vede quello che ci frulla per la testa, vede i nostri desideri. Le nostre coscienze, grazie a Dio, sono chiuse agli occhi del prossimo. Chi mi sta dinanzi non può vedere, non può sapere quello che penso, non può sapere quello che sento, ma Dio lo sa. E davanti a Lui noi dobbiamo imparare a vivere. Egli conosce ogni azione degli uomini, non soltanto le azioni esterne, quelle le conosciamo anche noi, ma le azioni interne di ogni uomo. I suoi occhi, sottinteso amorevoli, quindi i suoi occhi premurosi, sono ovviamente su coloro che lo temono, che sono da lui custoditi e protetti come pupilla degli occhi. Ecco, nonostante la nostra libertà, il testo chiude ricordandoci una grande verità. Dio non ha comandato a nessuno di essere impio, nessuno. Dio ha comandato di essere santi, ha dato 10 comandamenti. E se non sta con il fucile e il mitragliatore spianato a controllare che li mettiamo in pratica, altrimenti ci fulmina seduta stante, questo Dio non lo fa, non ha mai detto uccidi, commetti atti impuri, disonora tuo padre e tua madre, e profana le feste, e bestemmia come un turco, e fatti idoli di ogni genere, ruba, menti, calunnia, desidera tutto quello che vuoi e infischiatene se appartiene al prossimo. Questo non l'ha mai detto a nessuno. Non c'è nessun comandamento di essere impio. I comandamenti che Dio ha dato sono quelli di essere giusti. E attenzione che Dio, anche se tollera il peccato, perché è una possibilità reale della nostra libertà, e quindi Dio lo tollera, ma un conto è tollerare, un conto è dare il permesso. Nessuno ha il permesso di peccare, attenzione, nessuno può dispensare dai comandamenti, Il permesso di peccare non può essere dato a nessuno. Dio non lo dà a nessuno, non c'è nessun ministro di nessun grado, ecco, dal più infimo dei sacerdoti fino a chi sta più alto nella scala della gerarchia. Il permesso di peccare non può essere dato a nessuno, e da nessuno, perché Dio non lo dà a nessuno. Dio non dà permesso nemmeno di dire una bugia per scherzo,
testimoniava autorevolmente San Tommaso d'Aquino. Non lo dà il permesso. Certo, se uno la dice, non viene fulminato seduto a stante, ma Dio non ha dato il permesso di farlo, né l'approvazione. Per cui chi lo fa sapendo di trasgredire quello che Dio vuole e assumendosi la responsabilità degli atti che si fanno. Ecco, ci fermiamo e poi continuiamo la nostra meditazione nel nostro colloquio personale con Gesù, però veramente le parole che abbiamo ascoltato sono davvero belle, significative, profonde e forti. Ecco, e chiediamo al Signore che ci dia la grazia di scrivercele nel nostro cuore e che anche noi possiamo custodirle, meditarle, viverle, ricordarle e metterle in pratica. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.